Ragazzi, buonasera. Eccoci Siamo Yuri e Lilo. tornati, sempre con l'appuntamento serale, sì, di cena, Sì, appuntamento per cena. cenale. Rieccoci qui, ragazzi, continuiamo la storia di Rose di Resident Evil Village. Tanto ormai stiamo quasi alla conclusione, penso che oggi lo termineremo, forse. E a Mai breve dire ci mais. vedrete pure. Cosa? Mai dire mais. Mai dire mai, sì. Ok, ci vedrete fra 3, 2, 1. Eccoci Eccoci qua. qui, più sudati che mai. Appunto. Per l'estate, per l'estate. Eccoci qua, si vede anche il piccolo microfonino, l'elgato, che ci fa tanto incazzare a volte perché Molto spesso, la configurazione è un po' perché problematica. Infatti lo sconsiglio a chi si addentra nel mondo dello streaming all'inizio, giusto sì. l'inizio, poi i primi 6-7 mesi, anche un anno che fate questo tipo di operazione, poi dopo vi abituerete anche a questo tipo di microfoni. Non so, se siete abituati proprio in generale a settare microfoni, quindi non Sì, sarà un e vi problema. divertite a cambiare Allora, riprendiamo con la storia. C'ho gli occhi bianchi. Ah, no. tutte le impostazioni. Allora, riprendiamo con la storia di Rose. Siamo in un momento delicato, molto, Sì. molto toccante, fra l'altro. Perché la porta è chiusa, ovviamente. Dove noi stiamo esplorando la casa dell'inizio e troviamo ricordi del padre di Rose, Ethan, che Sì. lei non ha mai conosciuto perché lui ha dato la sua vita per lei, nel vero senso della parola. Cosa? Di sopra. Andiamo. Che dicevo? Ricordati di guardare il piano di sopra. Ok. Ah, poi ci ricordavamo anche questa storia dello specchio coperto, che non capivamo il motivo. Qui c'era il famoso vino di cui il padre ne andava fiero, quindi. Ok. È rimasto il sopra, andiamo di sopra. Andiamo prima a sinistra. Qui. Bella grande questa casa. Ethan, non dimenticarti che il 2 Rose compie 6 mesi. Farò una torta buonissima, devi mangiarla. Anzi, preparerò una torta per ogni occasione speciale. Mi raccomando, scatta tante foto per il nostro album di famiglia. Non vedo mamma da una vita. No, Ah, c'è modo incredibile. di. No. Ah no, non si può rompere. Stiamo ancora senza oggetti, tra l'altro. Senza armi. Sempre più convinto che in realtà Michael sia Ethan. Sì, anch'io. Lei ha detto: sei un angelo custode, sei Michael o sei Samuel, non mi ricordo che ha detto, e lui ha detto: sono Michael. Ah, Secondo lo so, è ancora troppo piccola per questo, ma era così carino. me. No. Chissà se ci giocavamo assieme. Che cos'è? Non posso aprirlo. No. Beh, momenti molto. Che è successo lì? Mega tastierone. Comunque, Mega ragazzi, oh, tastiera in vista. ci hanno scritto. Un cuoricino. Ah, chi è? Ah, ok. Ok, le regalo. Non c'è altro qui dentro, mi sembra. No. Ah, forse era quello il regalo di Rose che dovevamo trovare? Può essere? Ah, ok, questo Però, l'abbiamo letto. come lo fai ad aprire? No, non si apre, te lo fa solo vedere. Qui c'era il bagno che era pieno di medicinali, mi ricordo.
Adesso è un po' più ordinato. Beh, oddio, insomma, guarda le pasticche. Bella casa. Stile Ikea. Stile IKEA, assolutamente. Oddio mio. Questa volta non lo No. dobbiamo, non è un enigma. Una musica speciale per la nostra famiglia. Mi sembra di averla già sentita. Mi piace. È strana anche questa cosa di Rose, che lei abbia ricordi inconsci quando in realtà era solo un nato, praticamente. Quindi ha Ci sono questi un'intelligenza. bambini che ricordano dettagli. Beh, probabilmente ha un'intelligenza più Sì. sviluppata del normale, insomma. Anche per i poteri. Non c'è nulla. L'ultima stanza. Questa è la mia stanza. Sì, quando eri piccolissima, sì, era la tua stanza. Cresce così velocemente. Ogni giorno è più grande. Tutta testa, proprio. Com'è piccola questa culla. La testa è diminuita. Paradossalmente. Sembra quasi stia già crescendo troppo per queste tutine. Pensare che un tempo ero così piccola. Insomma, insomma, Vabbè, normale. più o meno. Vabbè, era qualcos'altro in faccia? No, qui non c'è nulla. È rimasto solo qui. Il 2 febbraio, Rose compie 6 mesi. Questo mezzo anno è passato in un batter d'occhio. Per immortalare il momento e ricordare come mi sento, ho scritto una lettera. Forse sono stato un po' troppo sdolcinato. Mi vergognerei se qualcuno la leggesse. Quindi l'ho chiusa in un cassetto del mobile accanto alla scrivania. La chiave è nascosta dietro alla mia foto preferita. Ah, hai capito, Ethan? Addirittura. Chissà se mi somiglierà quando sarà grande. Oh, sembro così felice. Sembro. Eccola. Dove? Penso sempre lì dentro, alla stanza di prima. No. Quindi non qui. Stanza di prima. No, alla stanza dove hai preso la chiave. Ah, sempre lì? Lì. Perché che dicevo? Ah, ok. Vediamo di cosa Questa si lettera è tratta. per me. Buon mezzo compleanno, Rose. Il mio regalo è una promessa. Ci sarò sempre per te. In qualunque caso, ci sarò ogni compleanno mentre spegni le candeline sulla torta. Ti preparerò la colazione e Ciao ti porterò a Stefano. scuola ogni Ciao giorno. Stefano. Ci sarò Un quando saluto farai l'atto veloce, poi solenne scappo e con la canterò mia per farti coppia preferita. riaddormentare. Ciao Ti bellissimi. abbraccerò quando tu starai male e ti dirò sempre che andrà tutto bene. Tu sei la mia adorata Rose. Non dimenticarlo mai, papà. Nessuno ti ama. Ancora. Evelyn. Stronza, ha rovinato un momento bellissimo. Sì, infatti. Comunque, ciao Stefano, scusa. Stavamo presi dal filmato. Come stai? Indovina un po'. Evelyn. Sta rompicoglioni. Quella cosa che stai cercando non è qui. Stanco ma felice, anche noi. Anche Stanchi, noi. ma È il felici. cristallo purificante. Sta lasciando il caldo. Ovviamente Però io non capisco una cosa. quello devi andare più a fondo. Molto più a fondo. Oddio, Povera Rosa. Non può fidarsi di nessuno. Perché mi fai questo?
Nessuno ti ama. E quando morirai, sarai da sola! Basta giochetti. Adesso sei finita. Oh, porca troia. No! Devo uscire da questa casa. Come faccio? No! Ho capito. Ancora le bambole. Come faccio? Pieno di schifo dappertutto. Basta giochi. Dicevo, ma perché tra tutte le anime e le coscienze che ci sono in questo diciamo mondo fatto di muffa, perché prevale sempre lei? E vuole solo te. Di che stai parlando? No, no, no. Dai, che sei arrivata. No, no, no. È troppo tardi. Non apre neanche la porta. Dannazione. Perde troppo tempo quel cazzo di fiore. Di bulbo, insomma. A presto, Stefano. Ciao, Stefano. Buona serata e buona cena, ovviamente. Buona cena. Grazie. Un abbraccio anche a Sabrina. Anche a Sabrina, assolutamente. Grazie che ti affacci sempre. Ragazzina di merda, mi hai rotto i coglioni. Devo uscire da questa casa. Assolutamente. Usciamo da questa casa. Dice che devo scavare più a fondo. Dopo dice tutte queste frasi qua. Guarda, se non si riferisce. No, no, no. Ma come fai? Come cazzo faccio? Perdo troppo tempo. È impossibile, ragazzi. Come faccio a proseguire così? Anche per noi è un piacere, Stefano. Tu non riuscirai mai a proseguire, secondo me. È proprio... Cioè, se io sto a perdere tempo lì a quel cazzo di fiore di merda. Questa c'è una lentezza, mamma mia. Più che altro è pure sti flash di questa bambina maledetta. Sta bastando. E vuole solo te. Di che stai parlando? Ma dai, ma appare proprio lì davanti. Ma come cazzo faccio? È impossibile. Cioè, è impossibile. Cioè, ma che è buggato il gioco, scusa? Come cazzo faccio ad andare avanti? Cioè, non si può andare avanti. Basta giochi. Adesso sei finita. Devo uscire da questa casa. Prima. C'ero prima io, questa canzone. Dai, cazzo! No, niente, va. Finisce così ogni volta. A meno che non devo tornare indietro, ma no. Cioè, non c'ha senso. Quando è che dice altre uscite? No, c'è quella, basta, finito. Come cazzo faccio davanti, scusa? Cioè, non si può proseguire. Casa è questa. No, non ci sono altre strade, c'è solo. Quella che appare in mezzo ai coglioni, quindi non puoi fare nulla. No, no, no. Guarda se si sbriga, addio. No, e se ti provi a avvicinare più possibile al nucleo? Ci sono dei libri dietro la porta, quindi non si potrebbe passare là comunque. Dove cazzo vado, scusa? Se la strada è finita. Non c'ha senso. Non ha senso, scusate.
Se la porta è chiusa. La strada è questa, per forza. No, alternativa. Ah, forse ho capito. Se tu da qua rompi il nucleo. Forse ho capito. E torno indietro. Sì. Guardami. Ah, vedi. Totalmente inutile. Ma ti levi dal cazzo. Oh. Ok. Dai, merda! Sono morto. Vabbè, ma è impossibile, dai! Cristo! Non si fermano. Cioè, ma come cazzo fai? È impossibile. Cioè, la cosa più impossibile di sempre. Palle, però. Abbastanza tosta, eh? Sì, muori miliardi di volte. No, devo ricominciare da qua. Dio, è un incubo, eh. Un cazzo di incubo. Da che mi piaceva lo sto odiando questa parte, veramente. Beh, non c'è una via. Preferisco una boss fight classica, una cosa normale. Cioè, di che stai parlando? Ste cose tutte strane. Ma non so, non so. Totalmente inutile! Ha tutti i filmati che ti rallentano a merda, quindi non ti fanno proseguire. Dai! Queste sono, non si possono evitare, appunto. No! Questa ragazzina di merda. Però adesso sappiamo quello che dobbiamo fare, almeno, almeno quello. Oh, via. Per favore. No. No. Riferita a Ethan. Lasciami! È mia, forse. Ah, quando vuole. Presto. Bene, ce l'hai fatta. Uff. Mamma mia. Fai attenzione. Non sei al sicuro? Evelyn, la ragazzina. Non possiamo ancora andarcene. Oddio mio. Così. Sto livello è infinito. Esci da sta cazzo di casa di merda. Usa i tuoi poteri su di lei. Dice, posso aiutarti quando lei è più debole.
Questi saranno d'aiuto che abbiamo tipo potenziato. Ok. Però potenzi il quanto puoi sparare, non quanto, cioè non aumenti la potenza. Danno. Esatto. No, da qua ci siamo venuti? Sì. Donna, do cazzo se esci da sto posto infernale. Tra l'altro la stanza è rossa. Non ti agitare, puoi farcela. Speriamo. È qui. Che cazzo di posto è? Ma che è? Sentite anche voi l'audio impazzito? Sì. Ho capito proprio il cuore che batte. Quelle bestie. Sì. No, ho ammazzato. No. Ma manco ho capito quello che cazzo devo fare. Speriamo che mori prendi. Ah, ok. Salute. Prima non l'ho trovata. Infatti adesso la stanza è... Non ti agitare, puoi farci. Sì, ma non ho capito che cosa devo fare. Qui l'audio impazzisce, ragazzi. Mi dispiace. È tipo una boss fight. Sì, ma è un bug. Sì, ho capito. Che cazzo. Aspetta il momento giusto. Ok. Ah, adesso! No, merda! Con sta cosa che costa un centimetro ogni volta. Non l'hai ancora sconfitta. Non si accorge. Sta la parte opposta, eh. Ma non la vedo! Eccola, ecco. Che non so ogni volta dove... Oh merda. No! Accovacciati! Accovacciati! No, c'è quello schifo! Non posso neanche scappare! Cazzo, curati! E non me posso neanche curare. Aspetta, aspetta, aspetta. No! Ma vaffanculo! Oh. No. Dai però. No! Ahimè! No! No! Ma dai, ma stavo nascosto! Troppo difficile. Penso stiamo alla fine, infatti. Penso che siamo, ragazzi, alle battute finali, perché non penso che ci sia altro come questo. Con quanti devi colpire per forza, a quanto pare. Non posso scappare. Dove era? Tipo la parte opposta.
No. No, ma dove sta? Ah, l'audio è ribuggato. Vaffanculo. Sto capendo un cazzo. Sono rimasto solo due. Non faccio il tempo comunque, scendo. Se nascondo dietro vengo risucchiato, se sto fermo mi prende, che cazzo faccio? Non so più che fare. Ora non è più. Ahimè. No. No, cazzo. Non si abbassa. Non la prendo, no. L'avremmo fatta? Oddio. Non capisco perché sono così inutile. Per questo nessuno mi ama. Che succede? Vai via! Questa è tutta colpa tua! Non ho capito. No, non mi dica che punti. Non ti farò mai avere ciò che vuoi. Aspetta. Ethan! No! Non arrenderti, Rose. Trova il cristallo. Quindi ancora non è finita? Però penso un'altra mezz'oretta succederà qualcosa. Ammazza. Vediamo dove ci troviamo ricapultati. Vediamo. Michael! Sei qui! Ma non ha capito che era il padre. Ok. Trova il cristallo purificante. Sono da sola, ma devo continuare. Okay. Ok, noi salviamo qui, ragazzi. Allora continueremo domani. Sì. E saremo più puntuali. Scusate per gli infiniti ritardi, veramente. Sì, ma abbiamo sempre qualche imprevisto. Ci stiamo sempre, diciamo, stabilizzando sempre al cambio di vita che abbiamo fatto ultimamente. Poi magari un giorno vi racconteremo. Un giorno. Quando saremo ancora più stabili e tranquilli e sereni, vi racconteremo tutto. Nulla di grave, ci mancherebbe. Solo cose belle. Solo cose belle. Vi ricordiamo
che oggi è l'ultimo giorno degli Amazon Prime Day. Esatto, quindi dove... approfittate sul nostro link, ragazzi, che ci sono delle offerte fuori di testa, nel vero senso della parola. Esatto, vi lasciamo il link nella descrizione del video e vi invitiamo comunque a seguirci sui nostri canali social, dove vi aggiorniamo sulla programmazione. Soprattutto su Facebook ed Instagram, siamo soprattutto noi, diciamo. Se vi fa piacere, vi potete iscrivere al nostro canale sulla piattaforma rossa e attivare la campanellina in modo che verrete aggiornati quando usciranno i nuovi video. Ovviamente anche qui sulla piattaforma viola. Sì, è tutto gratuito e se avete Amazon Prime ci potete regalare un mese di aggiornamento al nostro... Sì, aggiornamento. Il lavoro. Un abbonamento al nostro canale. Per voi magari è solo un click, per noi conta tanto, quindi ragazzi... ci farebbe veramente piacere. Detto questo, ma cominciate e ci vediamo domani. A domani. Ciao, buona ragazzi. Serata. Buona serata.